tecnico Marco Baroni. La gara è quella che vedrà protagonista la Lazio domani esordire allo Stadio Olimpico di Roma contro il Venezia. Iniziamo subito con le domande, iniziamo da Jacopo Simonelli, Lazio Style, prego. Buon pomeriggio, mister. Come Buon arriva pomeriggio. la sua Lazio al debutto in campionato e in generale che Serie A si aspetta? Grazie. Arriviamo bene, nel senso che abbiamo recuperato anche qualche giocatore. Purtroppo c'è stato questo piccolo problema con Gila, però la squadra sta bene e quindi siamo pronti da questo punto di vista. Come vedo il campionato? Il campionato è il solito bellissimo campionato, sempre difficile, dove noi dovremo essere all'altezza, assolutamente. Iniziamo con le domande da parte della stampa presente. Iniziamo per priorità con Sky. Petrucci, prego. Buon pomeriggio, Buon mister. pomeriggio. Lei nel giorno della presentazione disse: noi avremo il compito di far emozionare quando scenderemo in campo. Sì. Però le chiedo le sue emozioni. Come arriva a questo debutto sulla panchina della Lazio? Qual è il suo stato d'animo oggi? Ma il bello del mio lavoro, io mi alzo ogni mattina emozionato perché cerco sempre di trovare delle grandi motivazioni con me stesso. Amo il lavoro che faccio e quindi quando fai qualcosa che ami, hai sempre, no? Un pizzico di emozione. È chiaro che in questo momento c'è una grande concentrazione, una grande attenzione, anche emozione di partire la prima di campionato davanti ai nostri tifosi, dentro il nostro stadio. Quindi ci sono tutte queste sensazioni belle che poi si traducono in grande concentrazione sul lavoro, sulla squadra. Ecco, è questo l'aspetto principale, l'aspetto più bello. Cardone, la Repubblica. Buonasera mister, Sì, volevo buonasera. chiederle a che punto è la Lazio rispetto alla ricezione dei suoi concetti di gioco, delle sue indicazioni tattiche, una cosa. La seconda, sull'ultimo acquisto, cioè volevo sapere com'è nata la scelta di Dia, visto che in qualche modo ce l'aveva detto anche lei, due centravanti, insomma c'erano, ci sono in rosa come Noslin e Castellanos, queste due cose, grazie. Allora, per quanto riguarda la squadra, ma noi siamo, il mio lavoro, il nostro lavoro è una crescita continua, costante, noi non dobbiamo pensare, abbiamo cambiato qualcosina. Io quando ho parlato, no, dell'obiettivo principale, che è quello di creare una identità forte. Di una squadra dove tutti lavorano insieme al gioco collettivo di squadra, no? E questa è la cosa che mi piace e che voglio insieme ai ragazzi vogliamo portare avanti. Ritorno su un concetto che mi piace quando parlo di emozione, no? Il vedere una squadra che ha grande partecipazione, una squadra che è centrata, che si spende, che dà tutto per se stessa e per i propri tifosi. Questo io quando parlo di emozione parlo di questo senso, no? Che mi piace vedere sempre nella mia squadra, perché è la base, questo non può mai mancare, non deve mai mancare. E poi all'interno di questo ci sono poi anche i miglioramenti che noi dovremmo fare, chiaramente. Io, lo sapete, non sono un allenatore che mi piace molto, no? Parlare di tempi, di tempi, no, no, tempi, tempo è domani, ecco, quindi io vivo ora, non guardo molto lontano, però mi aspetto già le cose che abbiamo lavorato e che abbiamo portato insieme avanti con la squadra. Sì, per quanto riguarda Dia, allora, intanto la Lazio chiaramente è stata alla ricerca di giocatori bravi. Dia è uno di questi giocatori bravi. Non ci dimentichiamo che quando abbiamo comunque portato dentro Noslin, un giocatore, in quel momento comunque c'era Immobile, c'era Tati, quindi
Non ci cambia molto, la cosa importante è questo, di portare dentro giocatori bravi. Lui Dia è uno di questi ragazzi, un giocatore che ha dimostrato di fare gol, non solo nel nostro campionato, e quindi è un giocatore che ha mobilità, che non dà punti di riferimento. A me questo piace, perché siamo alla ricerca anche di questo, di una grande mobilità, specialmente anche non solo nella zona offensiva ma anche in mezzo al campo. Questo, e lui è uno di questi ragazzi che bravi, che ci può dare una grande mano. Patania, Corriere dello Sport. Buongiorno, sì. Mister, buongiorno. Ben ritrovato. Due domande, una molto banalmente: che tipo di partita ci dobbiamo aspettare domani, perché è già ora con il Venezia, e l'altra sul centrocampo. A proposito di mobilità, ha parlato quando si è presentato sia di vertice basso che di vertice alto, ha verificato i giocatori in diverse posizioni, ci sarà mobilità anche durante la partita. Le volevo chiedere se l'impressione, e magari le amichevoli non sono molto attendibili, è che con il vertice basso forse si siano un po' trovati meglio, magari c'è bisogno di tempo e di lavoro, oppure se è un'impressione sbagliata. E come vertice basso sicuramente c'è Cataldi, ma l'altro che lo può fare chi è per i centrocampisti a disposizione? Grazie. Sì, no, allora intanto io credo di avere un centrocampo che ci sono alcuni giocatori che hanno determinate caratteristiche, ad esempio sia Rovella, Cataldi, ma anche Vesino, no? Possono giocare sia da vertici bassi ma anche da mediani. Noi dobbiamo lavorare, io quando parlo non mi piace pensare a un centrocampo posizionale. Io non ricerchiamo un calcio posizionale noi, e questo è quello che sto cercando di portare alla squadra. Poi il fatto di avere all'interno di questo, siccome ci sono due fasi, no, di avere una mobilità e anche un interscambio di ruoli nel momento in cui c'è da fare una costruzione o nel momento in cui c'è da andare a prendere una squadra avversaria anche alta. E questo, spesso vedrete questa mobilità, noi la ricerchiamo negli allenamenti, la voglio vedere anche sul campo. E da questo punto di vista Guendo è un giocatore che ha molta mobilità. Io non mi piace che rimanga solo zonato in una zona. Lo stesso delle Basciuri, Castrovilli, che è un ragazzo che sta sempre di più trovando la condizione, ed è un ragazzo veramente interessante. Ecco, ora anche lui ha avuto un periodo di inserimento, ma dal punto di vista fisico, però ora nelle ultime nella partita Cadice ha giocato, si sta allenando sempre meglio. Quindi noi lì dentro abbiamo veramente, secondo me, dei ragazzi interessanti che io devo essere bravo poi a gestire, sicuramente. Domani sono le partite in cui io credo che le difficoltà ci saranno sicuro, perché è sempre così, però noi dobbiamo avere quelle componenti che ho detto prima, insieme ai nostri tifosi dentro il nostro stadio. Fare una partita di grande compattezza, di grande spirito, di grande agonismo. Nelle distanze si trovano le due fasi, secondo me. Proseguiamo con la carta stampata. Marcangeli, il Messaggero. Salve mister, sì. Bocca al lupo intanto per questo Grazie. Inizio. Io le volevo chiedere, visto che parlava del centrocampo, se effettivamente considera la sua Lazio una squadra già completa per competere a livelli importanti, come negli ultimi anni, insomma, si è spesso parlato di Champions, quindi ora non le chiedo l'obiettivo, però se la reputa completa o manca ancora qualche piccola cosa, si fanno alcuni nomi, ora senza che li cito di nuovo, però ecco, le volevo chiedere questo. Allora, guarda, io dico una cosa, ma poi spesso vengano... Io i nomi guardo quelli che in questo momento sono con me nella squadra, cerchiamo di lavorare su questi. Poi è chiaro che con la società c'è un confronto diretto sempre. Adesso abbiamo anche delle partite che saranno dei test anche importanti. Quindi da questo punto di vista, per adesso siamo questi e andiamo avanti con questi. Ceri, Gazzetta dello Sport. Buonasera mister, sì? Le volevo chiedere dove colloca la Lazio nell'ipotetica griglia di inizio campionato, e poi ho anche due curiosità: se c'è un rigorista designato e se c'è anche un vice capitano designato, così come è stato designato Zaccagni come capitano.
Sì, allora, per quanto riguarda il vice capitano lo sceglierò io di gara in gara. Infatti, quando è stato messo un po' la lente di ingrandimento sul fatto che Cataldi è andato a portare la fascia a Patrick perché Patrick era il vice capitano, quindi faccio tanto per togliere equivoci, no? E quindi da questo punto di vista la squadra avrà sempre il capitano e il vice, quindi tornando al discorso delle griglie, io preferisco lasciarle fare agli altri. Perdonatemi questo perché io non mi piace, non ho mai fatto proclami nella mia vita, ho sempre pensato a migliorarmi, a migliorare me e tutte le persone che sono vicine a me e lavorare forte, duro. I conti si fanno alla fine, adesso lasciamo questo, vedo anch'io, leggo tanti articoli. Bene, ognuno esprime il suo pensiero, noi si lavora forte. Questo anche qui io scelgo di gara in gara, poi è chiaro, abbiamo diversi giocatori perché possono calciarlo. Questa è una valutazione che mi voglio valutare ancora, perché poi ci sono anche delle situazioni di momenti, no? Però la squadra quando va in campo c'ha il primo rigorista, secondo rigorista, terzo rigorista. Faccini, Lazialità. Buon pomeriggio, mister. Senta, Sì. la Lazio negli ultimi 2 anni ha faticato tremendamente a tenere sempre alta la tensione. Grandi primi tempi spesso, ma poi anche grandi blackout. Lo scorso anno è stata la squadra che ha subito più gol nei 7-8 minuti dopo aver segnato. Lei parla spesso di lavoro, quanto ha lavorato sulla testa della squadra? E poi, ricollegandomi al centrocampo, le chiedo se non crede che il centrocampo della Lazio abbia dinamismo, gamba, quantità, interdizione, strappi, ma pecchi forse ancora un po' in visione e soprattutto in quella qualità e propensione all'ultimo passaggio che in gare come quella di domani, che mi aspetto molto chiuse, possono poi fare la differenza. Grazie. Sì, allora guarda, io credo chiaramente che nel mezzo alle qualità dei giocatori, va bene, al collettivo che io voglio creare, poi c'è dentro del lavoro. La rifinitura è una delle zone più importanti, più difficili su cui stiamo lavorando. Quando io parlo di verticalità, cerco di far vedere alla squadra le soluzioni che ci sono là dietro la linea difensiva, e quella è una delle zone dove noi dovremmo andare molto dentro perché dobbiamo assolutamente la squadra non deve perdere palleggio, anzi, è una delle cose che noi continuiamo ad alimentare, però deve avere molta verticalità e specialmente la piccola profondità, che è la zona che è più importante quando trovi squadre che si chiudono molto, e su questo ci stiamo lavorando. Sì, ci sono dei ragazzi che devono crescere da questo punto di vista, ma solo con il lavoro possono farlo. La Cagnina, Casa Italia Radio, prego. Buongiorno, Sì, mister, buongiorno. benvenuto, ben trovato. Le volevo Grazie. chiedere, lei ha parlato nella conferenza di presentazione di umiltà, di determinazione, di voglia, di entusiasmo. In questo precampionato, quanto sono stati assimilati questi requisiti alla vigilia della partita importante come quella di domani? E poi le volevo chiedere su Castrovilli se può essere il faro del centrocampo della Lazio in sostituzione di Luis Alberto. Lei ha sottolineato che quelli che sono andati via, i più importanti, comunque sia, devono essere di grande esempio dei nuovi. Grazie e in bocca al lupo. Sì, grazie. No, allora, è chiaro che la squadra, anche in queste amichevoli, nelle difficoltà, perché ci sono stati momenti di difficoltà, non ha mai perso di identità, di compattezza, e questa è una delle cose che secondo me sono fondamentali. La squadra deve stare sempre dentro la prestazione. Io parto sempre dalla prestazione. Centrare la prestazione individuale di squadra è fondamentale, è determinante. All'interno di questo,
Anche se non mi piace molto parlare dei singoli, però voglio spendere una parola per Gaetano, perché è un ragazzo che è rientrato da un infortunio, ma lui è un giocatore che ha veramente grande qualità, ha visione, ha ultimo passaggio, a tiro, può far gol, perché ha gol addosso e sta lavorando forte per trovare la miglior condizione, e sono convinto che a breve lui sarà al 100%. Catena, Sport Press 24. Sì. Salve mister, in bocca al lupo per domani. Grazie. Lei ha parlato di identità e ha fatto nome di tanti giocatori della squadra. Io le chiedo se ha già un 11 titolare per domani, se ha ancora qualche dubbio, qualche ballottaggio. E come vede questo Venezia, che è anche un po' in emergenza, in infermeria soprattutto. Grazie. Allora, intanto la squadra, l'avversario che incontriamo è un avversario che io... Ho visto una partita amichevole, insomma la partita di Coppa Italia fa poco testo, però ho fatto una buona gara comunque anche con il Brescia, ma specialmente la partita che ha giocato contro l'Utre, che ha fatto molto bene, quindi domani ci saranno delle difficoltà importanti. E, per quanto riguarda, perdonami, l'11 di base, scusa, ecco, infatti me l'ero anche segnato qua. Allora, io ho un paio di dubbi, ma sono principalmente in virtù che devo fare delle valutazioni su qualcuno che è rientrato da poco. Devo valutare bene, perché comunque è una partita dove fino adesso abbiamo anche fatto molti cambi. È una partita dove domani dobbiamo gestire bene le risorse, e anche nelle scelte iniziali il fatto di valutare bene chi ha fatto più allenamenti, chi sta meglio, chi è rientrato da poco, sicuramente in questa prima gara ci saranno delle valutazioni da fare attente. Ciccione, Gol TV. Mister, buonasera, eccomi sì. Qua. Allora, buonasera. Le volevo chiedere innanzitutto una curiosità. Purtroppo, ecco, siamo nel mercato ancora aperto, ecco, quindi mi permetto di fare questa domanda, questa valutazione. Se lei valuta che questa rosa manchi di qualche giocatore, se quel giocatore può essere Folo Ruscio, che lei conosce molto bene, oppure se magari cercate, oppure ritiene che manchi un altro tipo di profilo di giocatore con altre caratteristiche. E sulla gara di domani, ma più che altro sulla stagione, le volevo chiedere quale obiettivo lei si è prefisso come squadra, nel senso una posizione in classifica, il raggiungimento di un obiettivo ben determinato, ecco. Chiariamo magari, perché i tifosi spesso ragionano molto su queste cose di pancia, è chiaro che vorrebbero il meglio. Qual è l'obiettivo massimo che secondo lei la squadra può raggiungere? Allora, perdonatemi, di mercato oggi, domani giochiamo una partita, non voglio parlare di questo aspetto qua, e mi sembra veramente ora un po' decontestualizzato, ma... Io capisco voi, capisco queste situazioni, ma io voglio stare dentro a quello che in questo momento è fondamentale. Per quanto riguarda gli obiettivi, no? Io quelli di squadra ve li ho già dati, gli altri li ho anche detti all'inizio. Noi migliorare il campionato dello scorso anno, cioè non è che qua si parte accucciati, anzi tutt'altro, credetemi. Qua dentro si lavora forte per raggiungere obiettivi importanti. Non siamo qui a... Poi lasciamo fare i nomi, tutto quello che tutti possano mettere dentro. Però poi c'è sempre il campo. E la squadra deve essere pronta là dentro. Questo è certo. E questa non è la mia responsabilità. Stigozzi, prego. Buon pomeriggio mister, sì, piacere, in bocca pomeriggio. Al lupo per domani. Il peccato originale della passata stagione, tanti lo identificarono nelle prime due sconfitte che arrivarono in maniera un po' inaspettata per la Lazio dello scorso anno contro due piccole, tra virgolette. Sente di avere quest'anno, con tanta strada libera su cui poter costruire, giocatori nuovi, idee nuove,
la grande possibilità di prendersi da subito la fiducia dei tifosi e di tutto il comparto. Io lo chiedo perché lei oggi ha detto il tempo è adesso, il tempo è ora, il tempo è domani. Spesso anche da parte della società è stato invece richiesta un po' di pazienza, un po' di capacità di comprendere qualche errore di percorso iniziale. Dove sta la verità? Dove sta la verità tra le due? Una Lazio no. Subito forte che ha bisogno subito di convincersi di quello che deve essere da grande, o un inizio transitorio che si dovrà accettare come inizio transitorio? Qual è la sua percezione? Sì, la società chiaramente ha delineato, no, dei cambiamenti che sono stati fatti. Sono andati via alcuni giocatori, sono arrivati altri dei giovani, che poi non è detto che possano arrivare anche più in là di dove... anzi, io me lo auguro, perché abbiamo preso dei giocatori bravi. No, io a me non piace. Quando io non parlo di chi non c'è o del mercato, io devo valorizzare quelli che ho, io devo parlare dei miei giocatori, io devo rafforzare questo. Se io chiedo tempo, cosa vuol dire? Perché ora questi non sono pronti? Per me è una cosa che io non farò mai. Con la squadra si lavora forte, perché noi non abbiamo tempo, è inutile girarci intorno. Domani c'è una partita, ci sono 3 punti. Qualcuno pensa che sia una partita facile, non lo sarà, però ci vuole dentro già da subito, qualche giovane che andrà dentro, ma ci vuole da subito una squadra prestativa dal punto di vista mentale, di azione, di voglia, di compattezza, perché queste componenti ti fanno superare o ti fanno lavorare su quelle cose che magari ancora non sei pronto o sulle problematiche che trovi all'interno della partita. Ecco, è questo un po' quello che l'atteggiamento che io voglio e che ci sarà sicuro. Le ultime, Justulin, prego. Buon pomeriggio, mister. Sì. Ha detto che non ama parlare dei singoli, ma io ci provo comunque. Volevo fare la domanda su Isaksen. È arrivato la scorsa stagione come alternativa di Felipe Anderson, dopo un ottimo cammino in Danimarca, ha faticato, complice anche una stagione non particolarmente positiva da parte di tutta la squadra. Come lo ha trovato durante questo ritiro estivo, che è il suo primo vero ritiro con la nuova squadra, dopo che ci sono state delle chiacchiere di mercato intorno a lui? È un ragazzo che l'ha visto in crescita, e soprattutto cosa può dare a questa squadra un investimento comunque importante che il direttore sportivo ha detto che vuole assolutamente tutelare? Sì, sì. Un giocatore forte, un giocatore bravo, deve entrare in questa consapevolezza, deve anche caricarsi un pochettino di questa responsabilità, no? Perché prima aveva davanti un giocatore bravo e ora lui deve caricarsi un pochettino. Io sto cercando di aiutarlo, di liberargli la testa, perché lui ha gamba, qualità. Deve alleggerirsi. Io spesso con i miei giocatori parlo di gioia, no? La gioia è proprio questo, andare in campo con il piglio di chi non teme, di chi non ha paura, di chi vuole andare a testa alta a giocarsi sull'avversario. Sbaglio, ci riprovo. Questo è lui, è un ragazzo che secondo me ha tanta qualità e sono convinto che la esprimerà. Celeste, prego. Salve mister, nelle ultime ore c'è una dichiarazione di Arrigo Sacchi, uno dei maestri della sua categoria, presso la Gazzetta dello Sport, che dice che vede le romane più indietro rispetto alle solite big, soprattutto nell'ottica della qualificazione in Champions. Lei, che si è appena addentrato in questa realtà, la prima grande piazza della sua carriera da allenatore, pensa che sia così, e come vede che sia cambiata l'atmosfera delle piazze capitoline rispetto a quando lei giocava nella Roma? No, guarda, allora, a parte questi sono un tempo talmente lontano che io sono abituato a guardare adesso, io ti dico che questi pareri, con i quali ho grande rispetto, autorevoli, però loro devono fare questo, io faccio un altro lavoro, magari quello che facevano loro prima, e quindi sto attento a portare la mia squadra più in là, ogni giorno, ogni ora, ogni gara, e
questo poi mi può aiutare magari a rompere qualche pronostico che ho fatto all'inizio. Ruscito. Salve mister, sì. In bocca al lupo. Le chiedo se Nuno Tavares rientra fra i calciatori che possono giocare dal primo minuto, se ha avuto talmente tanti giorni di stop che poi è da escludere una sua titolarità domani, almeno nel suo caso, e poi ha puntato molto sull'oggi, sulla partita che è quella più importante la prossima, però questa può essere definita una delle partite più importanti, le panchine più importanti della sua carriera. Sì, al 100%, questo lo so, ve l'ho già detto, io sono orgoglioso e io e il mio staff sappiamo dell'opportunità, abbiamo lavorato duro e daremo tutto quello che abbiamo per fare bene. Per quanto riguarda Nuno, è uno di quei giocatori che devo valutare, perché il ragazzo sta bene, però devo anche essere bravo io a gestire in questo momento, perché magari lui non ha amichevoli, non ha partite, ha solo degli allenamenti, sta bene, va forte, sicuramente non ha i 90 minuti, ma questo non sarebbe un problema, però devo valutare bene il suo impiego. Rocca. Salve mister, sì. Visto che ha parlato tanto del lavoro, la mia domanda è semplice: in che cosa la squadra da quando l'ha presa è migliorata e sotto quale aspetto invece secondo lei la squadra è ancora un po' indietro ed è il tasto su cui state battendo maggiormente? Grazie. Allora, io intanto quando sono arrivato qui ho detto, e magari rischio di ripetermi, però ho trovato una squadra che aveva lavoro addosso, che con una grande cultura, e quindi per me questo è stato un terreno molto fertile per lavorare. Cerchiamo di non di levare, ma di mettere dentro qualcosa, perché questa cosa che noi stiamo portando della mobilità, no? Dell'aggressività alta, di avere una maggior mobilità, è una delle condizioni che la squadra ha percepito, la percepisce come un vantaggio che noi gli stiamo cercando di dare e dobbiamo lavorare per prendercelo questo, perché dal punto di vista offensivo dobbiamo calciare di più, essere molto più attivi sotto porta. E quando ho parlato anche di determinazione, di cattiveria, di attacco alla porta, è una delle componenti fondamentali. Bene, grazie a tutti, grazie al mister Marco Baroni. Grazie a voi. Buon lavoro. A domani.